cosa ha detto? Cosa ha detto? Ci ha fatto un po' di imitazioni, abbiamo un po' sorriso un po' tutti. Tra l'altro si è scherzato dopo, vicepresidente, ma prima si sono fatte le cose molto seriamente, perché la società ha portato la sua formazione Under 21 in ritiro a partire dalla sera prima. Polverigi, insomma, si teneva tantissimo a questa partita, a questa vittoria. Sì, tenevamo tantissimo a vincere il campionato, tenevamo tantissimo a far bene, a andare avanti, a passare subito alla fase nazionale. Era lì a portata di mano, avevamo 2 punti di vantaggio sul Palexa e sì, volevamo far bene, i ragazzi sono stati trattati in una certa dovuta maniera. Capitan Mancini è stato quello che voglio elogiare più degli altri, anche cioè, perché 6-7 anni che gioca con la Trecoli, sì, sicuramente... Ha questa maglia nel cuore, insomma. Beh, sì, sicuramente. Allora, vicepresidente, io ti voglio fare un'ultimissima domanda. Secondo te, Mirko, questa squadra ha le carte in regola per puntare addirittura alla vittoria nazionale del campionato? Per quello che ovviamente si può sapere, perché tante squadre in ambito nazionale non si conoscono, però secondo te ha nel DNA la vittoria di questo campionato? Matteo, io facendo i debiti scongiuri, non conoscendo altre realtà calcistiche nazionali, direi che possiamo arrivare avanti, però faccio gli scongiuri. Sarebbe veramente il compimento di un sogno, il raggiungimento di un sogno incredibile, insomma, per questa società. Beh sì, sicuramente sì, stiamo facendo bene in questo campionato, mi piacerebbe tantissimo arrivare di là, fino in fondo, insomma. Fino in fondo. Mirko, noi ti ringraziamo per essere stato ospite con noi, ti abbiamo sentito un po' emozionato, ma è normale, insomma, magari ancora con il cuore in gola per le emozioni che ti ha regalato appunto la Chevrolet Trecoli Under 21. Complimenti ancora e grazie per la tua presenza. Grazie Matteo, grazie a tutti, saluto a tutti. Grazie allora definitivamente anche a Mirko Borea, lo salutiamo e rivolgiamo gli ultimi complimenti alla sua Under 21. Dunque, Fabio, tu hai giocato nell'Under 21, hai disputato il campionato nazionale, vice campione nazionale con il Miracolo Piceno, dico bene? L'Ascoli Calcio a 5. L'Ascoli Calcio a 5, mamma mia che errore, perché qua ci sono le rivalità. C'era Gian Piero Mindoli, c'era altri ragazzi che giocano in C1, Mirko De Carolis, c'era Mindoli che a San Giorgio adesso in A2. Era una bella squadra. C'era un altro brasiliano. È un campionato molto emozionante e soprattutto più si va avanti, di altissimo livello. Sì, abbiamo fatto la finale nazionale ad Ascoli, abbiamo perso contro la BNL Roma quando c'era ancora, e è stata una bella cosa, una bella manifestazione. BNL che tradizionalmente, insomma, aveva soprattutto in passato un vivaio veramente notevole, veramente importante. Allora, dunque, tra poco invece ci collegheremo con l'ultimo ospite in collegamento telefonico, appunto, come ho detto in precedenza, si tratta di Manuel Berré, che allena l'Ottrano 98, una formazione che partecipa al campionato di Serie C2, Girone B, e che nel turno scorso appunto è stata capace di battere 2-1 il Calcetto Numano, una formazione che è prima in classifica nel proprio girone, nel raggruppamento B, e questo risultato, insomma, ha un po' cambiato le carte in tavola, i valori in tavola della graduatoria, perché le distanze si sono accorciate notevolmente. Adesso abbiamo Calcetto Numana che ha un più 3 sul Recanati e a sua volta ancora un più 3 sull'Otrano, quindi nel giro di 6 punti 3 formazioni. A breve metteremo in onda nella videata proprio i risultati dell'ultimo turno e la classifica. Allora, questo infatti chiedo alla regia di mandare in onda i risultati, che nel frattempo predispongo qua nella videata. Allora andiamo a ripescare il girone B, eccolo qua: Calcetto Numana 48, Recanati 45, Otrano 42 punti. Questo in virtù dei risultati dell'ultimo turno, appunto 2-1 dell'Otrano e Recanati che ha perso 3-2 a Fabriano. Negli ultimi turni hanno un po' stentato le big e cerca di approfittarne l'Otrano 98. Dico bene, mister? Sì, buonasera a tutti. Buonasera, dunque abbiamo aperto con questa domanda estemporanea, insomma, un successo fondamentale per le vostre speranze, per le vostre ambizioni di primato. Beh, certamente, cioè, ci speravamo dall'inizio e siamo lì, diciamo, via. Ma dunque, l'Otrano sono diversi anni che fa bene, che raggiunge i playoff, solo in alcuni casi nelle ultime stagioni li ha mancati. L'anno scorso è stata eliminata dall'Atletico Trodica. Pensavate quest'anno di poter lottare per il primato, mister? Ma noi ci speriamo e cioè, ci siamo, diciamo, siamo a 6 punti,
cioè dipende da, tutto dal Numana e dal Recanati. Perché dovete recuperare insomma dei punti in classifica? Ci sono degli scontri diretti ancora in programma, non mi ricordo? Sì, abbiamo il Recanati in casa. Recanati in casa, invece Recanati e Numana non si devono affrontare perché hanno già giocato. Hanno già giocato, sì. Senti, il tuo gruppo, nel tuo gruppo ci sono alcuni giocatori importanti che stanno facendo bene da diverse stagioni, ma ci sono anche ragazzi insomma, che si affacciano per le prime volte a questa disciplina, quindi ritorno un po' alla domanda di prima. Siete terzi a pochi punti dalla prima, realisticamente parlando all'inizio dell'anno qual era l'obiettivo? Ma l'obiettivo era di provare a vincerlo questo campionato, logicamente come sappiamo il calcio è fatto da episodi, come diceva il signor Martins, quindi ci proviamo fino alla fine, anche provando a vincere i playoff, diciamo. Eventualmente provando a vincere quest'anno sì i playoff. Allora, nello scorso turno una vittoria 2-1 con il Numana, che partita è stata? Raccontaci un po' l'andamento dei gol, la sequenza dei gol e delle emozioni. Ma noi sapevamo che il Numana tatticamente è superiore a noi perché ha un bel gioco e abbiamo preparato bene la partita aspettandoli e cercare di ripartire in contropiede con un Fogante super strepitoso proprio in questi casi nei contropiedi. Il vostro punto di forza in zona gol, insomma, Fogante. Sì, Fogante, quest'anno un grande Cantarini Andrea che sta facendo veramente bene come centrale e spero che continui fino alla fine. Senti mister, 2-1, quindi avete imbrigliato per così dire il Numana cercando di aspettarli e poi di bucare la loro difesa in contropiede. Adesso però vi aspetta un'altra sfida molto insidiosa in trasferta sul campo dell'Imbrecciata. Molto insidiosa, che è un derby molto importante che Imbrecciata cercherà a tutti i costi di vincere, ma anche noi metteremo la nostra parte, diciamo. Sulla carta comunque un turno leggermente sfavorevole a voi, perché insomma il Numana, sia il Numana che i Recanati giocano in casa. Eh beh sì, il Numana mi sembra l'oro piceno, mi sembra. Allora, il Numana gioca col Castrum Lauri in casa venerdì sera, mentre il Recanati sabato pomeriggio, come di consueto, ospita il Virtus Penta. Il Virtus Penta. Il Recanati forse ha un turno un po' più tosto rispetto al Numana. Quindi insomma una previsione, pensi di recuperare qualche punto questa settimana oppure no? Ma noi ci speriamo, siamo pronti per questo derby, di vincere a tutti i costi e cercare di prendere il Recanati, che ha una squadra in casa che è la Santa Maria Nuova, che è abbastanza competitiva, diciamo. Mister, chiudo il tuo collegamento, insomma il tuo intervento con una domanda secca. In che posizione chiuderà quest'anno l'Ottrano in classifica? Secondo posto. Secondo posto, quindi secondo te oggettivamente è dura riuscire a conquistare la vetta. Allora, ancora complimenti per la stagione che state disputando. Purtroppo devo correre, come al solito quando si avvicinano le 11 di sera mi si accorciano incredibilmente i tempi, quindi complimenti mister alla tua prima stagione, lo sottolineo, nella panchina di una formazione di calcio a 5, quindi complimenti per il risultato che state già comunque conseguendo. Grazie, buonasera. E in bocca al lupo per il proseguo. Dunque allora salutiamo rapidamente.